Seconda parte, o secondo video, come volete voi, in cui guardiamo una radio particolare con le maniglie rotte e tenute insieme col nastro isolante bianco. È un peccato, questa maniglia è completamente secca, è proprio rinsecchita e quindi andrà in qualche modo ricostruita. Questa parte è rotta. Questa parte fidel incastrata qui è un peccato perché questa maniglia matcha con questo pattern. Vedete, sono uguali. È un peccato perché non troveremo mai qualcosa di simile. Va bene, ho deciso che me ne sbatterò di questa cosa. Ora io questa maniglia gliela ficco qui così, ecco, così sta ferma. E apriamo e abbiamo una simpatica radiolina a onde medie, onde lunghe. Qui c'è un pulsante che evidentemente pulsa, chissà a cosa serve. Abbiamo quello che sembra un controllo del volume, un pulsante molto bloccato e una sintonia che si muove. Ma cosa c'è al di sotto? Dobbiamo provare a smontare questa Echo Transistor Portable e capire cosa c'è. Vediamo se sotto ci sono delle viti. E c'è una vite, effettivamente c'è una vite, anch'essa fatta per essere aperta in modo semplice con una moneta che non abbiamo. Vediamo se ne trovo una. Che se ti trovi nella campagna vestito come un lord inglese, come fai a cambiare le pile? Prendi una monetina e giri e piano piano, con pazienza, puoi girare la tua vite fancy e ottenere, immagino, l'apertura. Ma siccome sto usando una mano sola, adesso io metto la telecamera sul treppiede perché già mi sono spaccato i coglioni. E vediamo se questa roba, sì, in effetti mi si apre anche a mano ora. Vedete, questa vite rimane in posizione perché così voi siete sulla spiaggia e non la perdete e potete aprire la vostra radio e guardate la meraviglia. Attenzione, questa radio si apre a cerniera, vedete, così, e qui c'è un pacco batterie che estraggo, che va a pezzi. Che già mi sono rotto i coglioni. Ma questo pacco batterie è in acido. Ora questo coso non sta aperto. Perché non sta aperto? Pacco batterie è totalmente in acido. Con batterie saldate dentro questa scatolina. E guardate l'acido. Guardate che bello. Power pack. Bene. Pezzi di cartone. E qui dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa intanto per tenere aperto questo troiaio che non rimane aperto. Dopodiché, per collegare... Ah, ecco, c'è un contatto. Ci sono i contatti, vedete, 1 e 2. Quindi ha un senso questa cosa. Richiudiamo. Dobbiamo ricostruire il pacco batterie. Qui ci sono 4 batterie in serie. Qui c'è dell'acido bianco. E quindi è abbastanza facile. Qui abbiamo un positivo. E quindi ora noi segneremo qui positivo. Ah, qui c'è scritto negativo. Dobbiamo rifare un pacco batterie così. Va bene. Ma diamo un'occhiata alla radio.
po' complicato dare un'occhiata alla radio, perché qui abbiamo delle cerniere che non è che ci consentano di aprire molto facilmente. Abbiamo una plastica tenuta con un po' di nastro, componentistica varia, condensatore variabile. La cosa che possiamo fare è alimentarla con un alimentatore esterno. Però se io svito queste, spero di non pentirmene, che potrei ottenere della devastazione e del saccheggio, ma sembrano viti abbastanza superfetate, e quindi noi crediamo nella superfetazione, e probabilmente smontando queste quattro viti di sotto noi riusciamo a tirar fuori il circuito di questa radio. Ma vedo che la vite si blocca. Ora, cosa è successo? È successo che questo cazzo di coso non si muove neanche di un centimetro. Perché quello schifoso del boia di ladro ha nascosto altre viti. Ma non è possibile. Invece sì. Eh sì, ci sono altre due viti nascoste. Guardate che bastardi. Che bastardi senza anima. Ma noi siamo tecnici. E ce la faremo. Ora, perché questo cazzo di coso non viene via? Ecco perché, perché vuole essere violentato. Ok. Ed è saltata via la cerniera. Molto bene. Facciamo saltare anche questa. E ora noi non la rimonteremo mai più. Ottimo, vedo già dei diodi al germanio. Interessante questa finitura. Ora, in teoria io dovrei potergli dare questi 6 volt e glieli darò tramite questo alimentatore culo, tramite il famoso alimentatore culo, l'alimentatore culo con la dicitura, e quindi adesso io gli darò 6 volt. Blu mi sa tanto di negativo e rosso mi sa di positivo. Attenzione! E questo è il pulsante di accensione. Vedo che i condensatori condensano perché si è spento in modo fioco. Fioco! Notevole! Certo, adesso schiaccio qua e si spegne. Bene, bene, bene. Un po' di disossidante qua, magari si pulisce. Ma non toccherei altro, sinceramente. Ricordatevi sempre, squadra che vince non si cambia. Ma anche non riparare ciò che non è rotto. Qui ci vorrebbe solo un pacco batteria da 6 volt. Ora, rimontare questo coso è un po' tricky, perché bisogna... ecco, ce l'ho fatta. Va bene. Quindi queste le sto riposizionando nel modo giusto. Ho dovuto togliere il coperchio da qui. Ecco fatto. E così, questo l'ho avvitato, questo pure, e abbiamo richiuso. Senza fare interventi, ho deciso di non recappare nulla, funziona, si tiene così. Ora vediamo se riesco a rimettere questa qui, che ha il suo pirlo anale, che va spinto all'interno, e ovviamente adesso col cazzo che si riesce a rimetterlo, che è duro come la merda del Santo Padre, col cazzo che entra adesso. Niente, devo svitarlo da qui, cosa che volevo evitare, ma evidentemente è più facile. Questa cosa è durissima. Perché è durissimo? Perché è sporco di merda del Papa? VD40. E grazie al VD40
con l'opportuna masturbazione questo coso torna a scorrere. Così glielo posso rimettere. Col cazzo. Col cazzo. Ecco, ora sì. Ho rimesso la cerniera. E posso riavvitare. Guardate che vitine fancy. Che vitine fancy per il legno. Guardate come sono fancy queste vitine. Qui siamo all'incirca negli anni 60, secondo me. Ora di mettere questo sarà un troiaio di Wojtyla. Ce l'ho fatta. Maledetto bastardo. Ok. Questo è messo. In teoria io questo dovrei chiudere qua così. E mettergli le quattro viti queste qua. Porco. Porco. Questa punta non va bene, è troppo piccola. Andiamo a una più grande, visto che mi sta rompendo il cazzo stamattina. Porco. Porco. Vuoi la violenza? Avrai la violenza. Ti è. Porco. 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 E questo lo abbiamo finalmente richiuso. Possiamo riaprire questo per collegare un eventuale pacco batterie che non abbiamo. C'è una bella placchettina di licenza qui. Adesso ve la faccio vedere. Interessante. Affanculo. L'isola di Man. L'ho richiusa. Gli ho dato una pulita. Molto bella, se si riesce a rifare questa parte diventa veramente carina. Non ho rifatto il pacco batterie perché... Allora, è troppo uno sbattimento. Poi dopo un po' sicuramente andrebbe di nuovo cambiato, perché i pacchi batterie poi si consumano, vanno in acido, quindi bisogna fare attenzione, bisogna smontarla, aprirla. Non l'ho fatto, me ne sbatto il cazzo, lascio spenta. E probabilmente questa radio finisce su eBay, perché non ho cosa farmene, anche se è molto bella, ma non posso conservare e tenermi 162.000 radio. Devo per forza togliermi qualche cosa, quindi la vendo su eBay perché ho bisogno di soldi e perché sennò non riesco a fare più questi video. Anzi, se voi volete fare donazioni, mi raccomando, fate donazioni, iscrivetevi al canale e diventate dei grandissimi membri. Detto questo, bella radio, non l'abbiamo sentita così, però sto pensando che magari se riuscissi a fare una connessione esterna per una 6 volt, una parte di me vuole farla funzionare questa radio. No, non lo farò, perché questi portapile sono a due, se ne potrebbero accoppiare due insieme, ma sono più grossi e sono più larghi e più alti perché hanno tutta la plastica attorno rispetto al pacco batterie che ci vorrebbe per quella radio, quindi non lo farò. Dovrei saldare tra di loro quattro pile da 1,5 volt come questa, che è vecchissima, della Standa, questa pila che ho recuperato non mi ricordo da dove, da uno strumento, una pila della Standa che ancora segna 1,5 volt ma zero corrente, ovviamente segna a vuoto, quindi è andata.
Ci vogliono quattro di queste saldate tra di loro e collegate dentro quella scatoletta di cartone che c'è lì dentro. Però ciò vuol dire che ogni volta che le batterie si scaricano bisogna di nuovo estirpare, dissaldare, risaldare. Sai che c'è, vaffanculo.